momento in Washington dopo un lungo... Attenti! Queste porte che sono destinate... Esiste un potere, questo potere è solo quello del potere. Non abbiate paura, permettete a Cristo di parlare al mondo. Il merito anche di re sopra il popolo italiano. I have a dream. Drammatiche rimaste impresse negli occhi, nel cuore, nella mente di tutte noi. Sono le immagini di martedì 11 settembre 2001 a New York. È un giorno, il giorno che ha cambiato la storia di tutti noi. E oggi vogliamo raccontare proprio quel giorno. E il nostro racconto parte proprio da qui, dallo skyline di New York, prima dell'attacco delle Torri Gemelle, da una bellissima mattina di settembre a New York, un martedì qualunque, pieno di sole, dall'aeroporto di Boston, dove i passeggeri si stanno imbarcando sul volo 11 dell'American Airlines, diretto a Los Angeles, il primo aereo che si schianterà contro il World Trade Center. Da Sarasota, in Florida, dove il presidente Bush è in visita ufficiale. Tre punti di vista, tre prospettive diverse per un'autentica tragedia che sta per consumarsi. Il presidente correva con gli uomini della sicurezza. Su, forza, andiamo! Tutto sembrava normale, assolutamente normale. Il presidente era in forma. In quello stesso 11 settembre, Patricia Massari, 25 anni, e suo marito Louis hanno scoperto che forse stanno aspettando il loro primo figlio. La coppia abita in un piccolo appartamento a Queens. Nonostante il marito insista perché Patricia resti a casa, la donna decide ugualmente di andare in ufficio, una compagnia di assicurazioni, al 98° piano del World Trade Center. Mancano pochi minuti al decollo del volo 11. Gli ultimi passeggeri si affrettano ad imbarcarsi. Il programma della giornata prevedeva la visita ad una scuola elementare. Poi saremmo tornati a Washington. E invece nulla andò come previsto. Betty Ong, una delle hostess dell'American Airlines con più esperienza. L'11 settembre non è di turno. Ha scelto di volare per essere libera nei giorni successivi e andare in vacanza con la sorella alle Hawaii. Il corteo presidenziale si sta dirigendo verso una scuola della Florida. Amy Sweeney, la madre di due figli piccoli e la moglie di Michael, un ufficiale di polizia del Massachusetts. Il comandante John Ogonofsky, 52 anni, sposato con tre figlie. Accese. Ok, check completato. Aeroporto di Boston, uno dei più trafficati del mondo. Il tempo è buono e la visibilità ottima. Volo 453, velocità 8.0. Tra 12 minuti il volo 11 decollerà, entrando nello spazio aereo di competenza dei controllori di Boston. Manhattan. Patricia Massari scende alla stazione di Fulton Street. Da qui le occorrono 5 minuti a piedi per raggiungere il suo ufficio al World Trade Center.
Dunque una mattina come tante altre ed è così, lo avete visto anche per i passeggeri del volo 11 dell'American Airlines diretto a San Francisco. Raccontare la loro storia è il filmato che vi presentiamo, Zero Hour di David Hickman. Per realizzare questa ricostruzione Hickman ha utilizzato le registrazioni autentiche di quello che è successo a bordo di quell'aereo, le comunicazioni tra l'equipaggio sul volo e la torre di controllo e soprattutto ha utilizzato un documento assolutamente eccezionale, un documento lasciato da Mohamed Atta, il capo dei dirottatori del volo 11, una valigia ritrovata all'aeroporto Logan di Boston, la vedete la valigia? Ecco, nella ricostruzione vedete gli agenti dell'FBI che aprono la valigia di Mohamed Atta e trovano delle videocassette con le lezioni di volo, una copia del Corano con una rilegatura dorata e poi, eccolo, un documento veramente straordinario. 5 pagine in arabo scritte a mano dallo stesso Atta. Sono una sorta di manuale del dirottatore. Purifica la tua anima da tutto ciò che è immondo. Dimenticati delle cose di questo mondo. È solo dopo che comincerà la piena felicità. Dunque un manuale del dirottatore nel quale Mohamed Atta spiega le motivazioni del suo gesto, ma spiega anche come comportarsi durante tutte le fasi del dirottamento. Ma allora, che cosa è successo veramente sul volo 11 dell'American Airlines? Il nostro racconto comincia quando i 5 terroristi salgono a bordo dell'aereo. Sono le 7:47 dell'11 settembre 2001, mancano 12 minuti al decollo. Aeroporto di Boston, uno dei più trafficati del mondo. Tra 12 minuti il volo 11 decollerà, entrando nello spazio aereo di competenza dei controllori di Boston. Prego, faccia vedere. Ore 7:47. Gli ultimi passeggeri stanno salendo a bordo. Ad occuparsi della prima classe sono Karen Martin, responsabile di cabina, e Bobby Arestighi. Prego, è a destra. Sì, la fila a destra. Va bene? Tra i passeggeri c'è anche Daniel Lewin, un brillante progettista di software. Nato e cresciuto in America, all'età di 14 anni si è trasferito in Israele con la famiglia. Poco più che ventenne, è divenuto capitano nell'unità antiterrorismo dell'esercito israeliano. Daniel Lewin prende posto esattamente davanti ad uno dei dirottatori, Satam Al-Sakami. Corridoio 14J, va davanti da qui sulla sinistra. Buona giornata. 2D, buon viaggio. Uno degli ultimi ad imbarcarsi è Mohamed Atta. Quando stai per salire su un aereo, rivolgi a Dio le tue preghiere e suppliche. Come ha detto il profeta, la pace sia su di lui. Un'azione dedicata all'Altissimo è meglio di qualsiasi altra al mondo. Una volta seduto al tuo posto sull'aereo, occupa la tua mente con pensieri rivolti all'Altissimo. Dio ha detto: o tu credente, quando ti imbatterai nel nemico, ricordati sempre di Dio. In questo modo avrai successo. Una volta che anche Atta e Abdulaziz Al-Amari prendono posto, tutti e 5 i dirottatori sono a bordo. Per loro era una missione militare. Avevano fatto i compiti a casa, avevano raccolto le informazioni necessarie, avevano fatto tutte le prove, avevano dedicato ogni loro energia al successo di questo progetto. La scelta dei sedili è cruciale. I fratelli Al-Shari erano seduti nella prima fila, a sinistra del corridoio. Atta e Aziz Al-Amari erano seduti sulla destra del corridoio, in un punto nevralgico. E poi c'era Al-Sakami, che stava seduto sulla sinistra, più indietro.
Dunque il comando dei terroristi ha studiato l'azione nei minimi dettagli, a cominciare proprio dalla scelta dei posti sul volo 11. L'equipaggio intanto si prepara al decollo, sono le 7:53 minuti. American 11 pronto al decollo, pista 09, ok. Quando l'aereo comincia a muoversi, recita la preghiera del viaggio, perché tu viaggi sempre verso Dio l'Onnipotente. Dunque presta attenzione a ciò che fai. I passeggeri sono pregati di seguire le norme di sicurezza. Per allacciare le cinture di sicurezza, inserite la lingua di metallo dentro l'apposito fermaglio. Per slacciare... È probabile che gli assistenti di volo abbiano qualche forma di contatto con uno o più dirottatori. Di certo i cinque terroristi sono addestrati a non destare il minimo sospetto tra i passeggeri e l'equipaggio. Altre due all'altezza delle ali. Non dare l'impressione di essere confuso. Non mostrare segni di nervosismo. Sii calmo, sorridente, gioioso. Stai per compiere qualcosa che Dio ama e approva. E in caso di depressurizzazione della cabina, automaticamente scenderà una maschera d'ossigeno. Tirate la maschera verso di voi e ponetela in modo che copra la bocca e il naso. Stai per compiere un gesto estremo, ma affrontalo con il sorriso sulle labbra. Stai viaggiando verso il paradiso eterno. Siete pregati di prendere visione del foglio delle norme di sicurezza situato nella tasca davanti al vostro sedile. Dio è sempre accanto ai suoi umili servi. Li proteggerà, renderà facili i loro compiti e darà loro successo e vittoria. Recita questa supplica. Oh Signore, ferma la loro vista affinché loro non vedano. Mentre il volo 11 attende di decollare, Mohamed Atta fa un'ultima telefonata. E all'altro capo del telefono c'è Marwan al-Shai, un altro dei terroristi che partecipano all'azione dell'11 settembre, che si trova appena 100 metri di distanza da Mohamed Atta a bordo di un altro aereo, il volo 175 del United Airlines. Anche quel volo sta per lasciare Boston diretto a Los Angeles e anche quel volo si schianterà contro il World Trade Center. La telefonata tra i due dirottatori è una telefonata che dura poco, dura appena un minuto. L'attacco alle Torri Gemelle sta per iniziare. Per il volo 11 è il momento del decollo, sono le 7:59. American 11 pronto al decollo, pista 09. Ok. Piazzale, qui American 11, pronto a rullare sulla pista 25. American 11, 20-1-0, 0 a 10 nodi, autorizzato al decollo sulla pista 09. Roger, torre. Poi l'aereo decolla. È il momento in cui i due gruppi si uniscono. Ricordati di Dio. Oh Signore, fa scendere su di noi la tua pazienza e rendi fermi i nostri piedi. Donaci la vittoria contro gli infedeli. Prega per te stesso e per i tuoi fratelli, che possano essere vittoriosi e raggiungere i propri obiettivi. Domanda a Dio la grazia del martirio. Quando sarà il momento, non fuggire. Chiedi a Lui di donarti pazienza e la convinzione che qualsiasi cosa ti accada è per Lui. Patricia scende a Fulton Street, esce dalla stazione della metropolitana e raggiunge a piedi il World Trade Center. Prende l'ascensore e sale al 98° piano. Patricia stava bene con i suoi colleghi, faceva amicizia con tutti. Intanto il volo 11 prende quota. I terroristi cominciano a prepararsi.
Signore e signori, il comandante ha appena spento il segnale delle cinture di sicurezza. Tuttavia, vi preghiamo di restare con le cinture allacciate. I terroristi sono riusciti a portare a bordo dei coltelli. Forse hanno anche degli strumenti di uso domestico, ad esempio dei taglierini. Seguendo le procedure di volo, le hostess chiudono le tende che separano i passeggeri delle tre diverse classi. Così facendo, impediscono ad Atta e al Shari di vedersi tra loro. Rendi i tuoi coltelli taglienti. Non devi creare eccessiva sofferenza all'animale durante il sacrificio. Ricorda le parole dell'Altissimo. Cercavate la battaglia prima ancora di cominciarla. E ora la vedete con i vostri occhi. Un campo di battaglia, questo è per i cinque dirottatori il volo 11 dell'American Airlines. E per loro la battaglia inizia alle 8:12. Contattare Boston 1257. Ho pranzato con un'amica. American 11, traffico ore 2, 30 km sud-ovest, 80310. American 11, roger. Comincia la battaglia. Colpisci come un eroe che non vuole fare ritorno in questo mondo. Grida Allah Akbar, perché questo imputerà timore nel cuore degli infedeli. Allah Akbar! Allah Akbar! Dio ha detto: colpite sopra la nuca, colpiteli in tutte le loro estremità. FedEx 3258, contattate il centro Boston 125.57. 125.57, grazie. Buona giornata, American 11, virate 20 gradi a destra. 20 gradi a destra, American 11. Che diavolo sta succedendo? Sono le 8:13. I piloti con ogni probabilità sono già morti. O quantomeno non sono più ai comandi dell'aereo. A bordo, Karen Martin e Bobby Arestighi vengono medicati delle loro ferite, nella zona della prima classe. Sono loro, con ogni probabilità, le prime vittime dell'11 settembre. Io credo che i primi ad essere attaccati siano stati gli steward e le hostess, non c'è dubbio. I terroristi avevano deciso di colpire con rapidità per prendere di sorpresa passeggeri ed equipaggio. Volevano rendere subito chiaro a tutti il motivo per cui erano su quell'aereo. A un certo punto l'hostess Amy Sweeney riferisce che dei dirottatori le hanno mostrato qualcosa simile ad una bomba. Nella zona anteriore dell'aereo viene spruzzato del gas lacrimogeno. Pochi minuti dopo, tutti e cinque i dirottatori sono chiusi nella cabina di pilotaggio. Nessuno li vedrà, né li sentirà più. Da quel momento, insomma, nessuno vedrà più i cinque dirottatori chiusi nella cabina di pilotaggio e saranno le hostess a gestire il resto dell'aereo. Adesso la rotta che l'aereo segue è quella del fiume Hudson, ma i terroristi, non appena si sono impadroniti della cabina di pilotaggio, hanno fatto un'altra cosa anche, hanno chiuso immediatamente le comunicazioni radio con la torre di controllo dell'aeroporto di Boston. Poco dopo la perdita del contatto radio a bordo del volo 11, viene disattivato il transponder. Il volo 11 smette così di inviare informazioni rispetto alla propria identità ed altitudine. A questo punto, per localizzare l'aereo, resta solo il radar. American 11. American sulla frequenza. Mi sentite?
Per il controllo aereo, lo spegnimento del transponder è l'allarme definitivo. Ma il radar segnala che l'aereo è ancora in volo. Patricia Massari intanto è arrivata al World Trade Center. Mentre sale al suo ufficio sulla Torre Nord, decide di effettuare al più presto il test di gravidanza. Soltanto dopo potrà dedicarsi a tutto il lavoro che deve smaltire. American 456, tornate alla velocità normale. American 11, se ci sentite, identificatevi o dateci un segnale. American 11, American 11, qui Boston. Ore 8 e 18 circa. A bordo del volo 11, hostess e steward cercano di organizzarsi per portare aiuto ai feriti, ma anche per far giungere a terra il maggior numero di informazioni possibile. Dalle liste di volo raccolgono informazioni sull'esatta identità dei terroristi. Vai a controllare. Torno subito. American 11, se mi sentite, siete pregati di ricontattare il centro Boston. Qui centro Boston, su 127.82. American 127.82. Gli assistenti di volo spostano i passeggeri della prima classe e della business in classe turistica. State calmi. Il gas lacrimogeno che ha invaso la cabina anteriore rende impossibile respirare. Scusi, che diavolo sta succedendo? È solo un'emergenza. Gli assistenti di volo cercano in ogni modo di contattare la cabina di pilotaggio. Le chiamate dal citofono di bordo alla cabina di pilotaggio non ricevono risposta. Poi improvvisamente il capo del comando dei terroristi, Mohamed Atta, decide di fare una comunicazione ai passeggeri e all'equipaggio, ma il terrorista non sa che la sua comunicazione viene captata anche dalla torre di controllo di Boston. Quella che vi presentiamo adesso è un documento unico, è la voce originale di Mohamed Atta registrata a bordo del volo 11 dell'American Airlines. We have some planes. Stay quiet and you'll be okay. You are turning to the airport. Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll endanger yourself and the airplane. Just stay quiet. Una comunicazione breve, l'avete sentito, una comunicazione molto disturbata. Ma che cosa ha detto esattamente Mohamed Atta? Vediamo la ricostruzione fatta da David Hickman. American 11, Boston. United 175 Boston, Roger. È l'American 11 che prova a chiamare. Abbiamo alcuni aerei. Restate calmi e andrà tutto per il meglio. Stiamo ritornando all'aeroporto. Da principio i controllori non sentono la frase "abbiamo alcuni aerei". Chi è che sta cercando di contattarmi? American 11, siete voi che state provando? I controllori vogliono risentire subito la registrazione. Nessuno si muova. Andrà tutto bene. Se soltanto proverete a muovervi, lo farete a vostro rischio e pericolo. Molto meglio se restate calmi. È meglio avvertire anche gli altri. Ci sono. La torre di controllo di Boston riferisce ai superiori la convinzione che il volo 11 sia stato dirottato. Ore 8 e 25. Amy Sweeney si avvicina ad uno dei telefoni situati nella parte posteriore del velivolo. Per utilizzarli occorre una carta di credito. È probabile che la Sweeney ne abbia chiesta una in prestito ad un passeggero. Non esistono infatti addebiti di telefonate né sulla sua carta né su quella di Betty Hogg. Hello.
Queens, aeroporto di Logan. Sono Amy Sweeney. Ero nel mio ufficio. Ricordo di aver sentito una delle ragazze al telefono che urlava. Che cosa? Una hostess è stata pugnalata. Buongiorno, qui American Airlines, aeroporto di Logan. Sono Amy Sweeney. Ascolti e faccia molta attenzione. Sono sul volo 11. L'aereo è stato dirottato. Ho i numeri dei sedili dei dirottatori. A quel punto ho preso il telefono e ho detto: Amy, sono Michael Woodward. Che cosa sta succedendo? Michael, il nostro aereo è stato dirottato. Dopo quella frase, ha cominciato a darmi alcune informazioni. Ho i numeri delle poltrone dei terroristi. Amy mi ha dato i numeri delle poltrone dove erano seduti. 9D, 9G e 10B. E man mano che scrivevo i numeri, le mie colleghe inserivano i dati nel computer. Nel giro di pochi secondi abbiamo avuto i nomi. Il primo è stato quello di Mohammed Atta. Intanto, Betty Ong rivela che nonostante i rischi, alcuni membri dell'equipaggio hanno provato ad introdursi con la forza in cabina di pilotaggio. Ce la fate ad entrare nella cabina? Credo che qualcuno ci stia provando. Il fatto è che sembra sbarrata la strada per raggiungere la cabina. Non riusciamo neanche ad avanzare. Mi scusi. Betty ed Amy Sweeney cercano di fornire a terra il maggior numero di informazioni possibile. Arrivo subito. La prego, faccia in fretta. Amy e Betty provavano a fornirci dei dettagli importanti, mentre io da terra facevo delle domande. Lavoravano in coppia per cercare di darci quante più informazioni possibile. Amy mi disse che in classe turistica tutti i passeggeri erano calmi. Non avevano capito che l'aereo era in mano ai dirottatori. Ok. Nella parte posteriore non si udivano urla né scene di panico. Ciò naturalmente non significa che Amy non fosse preoccupata. Semplicemente che la situazione sembrava sotto controllo. Almeno fino a quel momento. E in quel momento, infatti, i dirottatori disattivano il pilota automatico. L'aereo esce bruscamente dalla sua rotta. Il volo 11 dell'American Airlines ha compiuto una brusca virata. Invece che a nord-ovest, adesso l'aereo punta a sud. Sono le 8:34 minuti. Adesso l'aereo fa rotta a sud e naviga a vista, seguendo il corso del fiume Hudson. Il fiume che porta a New York. Qualcuno sta bussando. Fa qualcosa. Nessuno si muova. Stiamo tornando all'aeroporto. Non cercate di fare movimenti azzardati. Ma che diavolo sta succedendo? La comunicazione viene captata non solo dai controllori del traffico aereo, ma anche a bordo del volo United 175. Nel giro di 6 minuti, anche questo aereo viene dirottato. Dopo aver fatto il secondo test di gravidanza, Patricia Massari telefona al marito. Il risultato è positivo. Patricia è emozionata, ma anche agitata. Sì, l'ho fatta. Quando ero a casa, nel mio giorno di riposo, Patricia mi chiamava sempre dal suo ufficio per farmi sapere che era arrivata. Quella mattina mi chiamò intorno alle 8:40. Iniziò la conversazione con parole molto affettuose. Voleva che condividessi la sua gioia. Mi stava dando una notizia incredibile. Qualcosa di enorme, sia per lei che per me. Stiamo facendo un'altra manovra brusca verso l'interno. Tutto su un lato. Ore 8:36. Il volo 11 ha appena eseguito un'altra brusca virata, probabilmente a causa dell'inesperienza dei dirottatori. I controllori del traffico aereo di Boston contattano il volo United 175. Vogliono sapere se hanno avvistato il volo 11. Per favore, volgetevi alle vostre ore 12:01 verso sud e diteci se riuscite ad avvistare un American 767. Lo vedo.
Affermativo, lo vediamo. È a circa 20, 29, 28 mila. United 175, vira di 5. Vira di 30 gradi verso destra per tenerti lontano dalla sua rotta. Tenersi lontano dalla rotta del volo 11. Per la torre di controllo oramai è chiaro che quel volo è un pericolo. I controllori di Boston allora decidono che a questo punto naturalmente è necessario informare anche le autorità militari. Questo che state per sentire è il sonoro originale della telefonata tra la torre di controllo di Boston e la base della difesa aerea del nord-est degli Stati Uniti. Sono le 8:37. Hi, Boston Center, TMU. We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York. Abbiamo un problema molto grave. Un aereo è stato dirottato e si sta dirigendo verso New York. Queste sono le parole. Con queste parole avete sentito nella registrazione originale di quella telefonata, l'aeronautica degli Stati Uniti viene informata ufficialmente del dirottamento. In quegli stessi momenti in Florida il presidente Bush, che ancora non sa nulla del dirottamento, sta arrivando come da programma a una scuola elementare di Sarasota. Ma risentiamo ancora quel documento sonoro. Sono le 8:37, il volo 11 è decollato da 38 minuti. Qui Boston TMU, abbiamo un problema molto grave. Un aereo è stato dirottato e si sta dirigendo verso New York. Abbiamo bisogno del vostro intervento. Qualcuno che salga su un F-16 e ci aiuti. È una cosa reale o un'esercitazione? No, questo non è né un test né un'esercitazione. Era di prima mattina. Eravamo nel mezzo dell'esercitazione. Fummo contattati dal centro di Boston. C'era un possibile dirottamento di un aereo di linea. All'inizio non capivo se facesse parte dell'esercitazione. Chiesi se era reale o se era un'esercitazione. Mi dissero: no, è reale. Abbiamo un vero dirottamento. Era tutto vero. Il corteo presidenziale si sta dirigendo verso una scuola della Florida. Nessuno può immaginare che per George W. Bush questa giornata sarà un'odissea senza precedenti nella storia americana. Has he seen the track? Chiamo il comando dell'aviazione, c'è una possibile emergenza. Ci informarono che avevamo un dirottamento in corso. Comunicai alla base di Otis di portarsi in stato di emergenza. Ero alla scrivania quando mi passarono la telefonata. Era la torre di controllo. Parlavano di un dirottamento. Era un 767 dell'American Airlines, il volo 11 da Boston alla California. Corremmo subito a prepararci. I due piloti, nomi in codice Duff e Nasty, si preparano al decollo. Sono due dei quattro piloti di caccia cui è affidata la copertura del nord-est degli Stati Uniti. Da anni, negli Stati Uniti, la minaccia di un attacco dal cielo è considerata così remota che lo spazio aereo è difeso da soli 14 caccia, distribuiti in 7 basi. Salimmo sui caccia e rimanemmo in attesa dell'eventuale ordine di decollo immediato. Nulla fa pensare che sia qualcosa di diverso dall'ennesima esercitazione di routine. In tempo di pace non si pensa che possa succedere qualcosa di grave. Era solo un sospetto dirottamento, nessuna conferma. Livello di allerta confermato. In questa mattina tersa e limpida, le Twin Towers sono perfettamente visibili. Betty Ong ed Amy Sweeney riferiscono al contatto di terra che l'aereo sta eseguendo manovre molto pericolose. I dirottatori eseguono virate improvvise. L'aereo scende in picchiata, apparentemente senza un controllo. Oh,
Michael, stiamo scendendo molto rapidamente. A quel punto Amy cominciò ad avere davvero paura. Per un'hostess esperta come lei, usare termini come scendere molto rapidamente significa che sta succedendo qualcosa di estremamente pericoloso. Stiamo scendendo molto rapidamente, anche il personale di bordo a questo punto ha capito che la situazione è disperata. Sono le 8:41. Il volo 11 entra nello spazio aereo di New York. Attività dello United 256, 290902. Ore 8:41. Il volo 11 entra nello spazio aereo di New York. Dove pensate che sia posizionato ora in relazione al 583? È a ore 9, a circa 20 miglia. Sembra dirigersi verso sud, ma il transponder è disattivo. Niente di niente. E nessuno riesce a parlare con lui. Ore 8:43. A Manhattan il traffico sta raggiungendo il solito picco delle ore di punta. Più di 1 milione di macchine è in marcia su un'isola lunga appena una ventina di chilometri. Se il nemico ti sembra forte, ricordati della coalizione formatasi per trovare il profeta. Erano un migliaio. Ma ricordati di come Dio ha concesso la vittoria ai suoi servitori fedeli. Ha nuove informazioni sulle persone nella cabina? Sì, i passeggeri di 2A e 2B ora sono nella cabina. Erano seduti su 2A e 2B? Sì. E adesso sono nella cabina con i piloti? Sì, sono lì. C'è un medico a bordo? Tutti gli aerei nelle vicinanze ricevono la trasmissione del codice di emergenza ELT dal volo United 175 che è appena stato dirottato. Qui 583. 583, avanti, ti sento. Ho sentito una ELT su 121.5. Era breve e poi ha smesso. Ok, dicono che è confermato. Non siamo sicuri di che si tratta. Stiamo tentando di far avvicinare un altro aereo per capire a che altitudine è il velivolo dirottato. Il controllore cerca di deviare gli altri aerei che si trovano in zona dai percorsi di American 11 e United 175. Texas Est, puoi virare quel Delph 2433 sulla destra? Hanno un Eagle in volo e vogliono dare un'occhiata a questo American per vedere a che quota sta. Puoi metterlo su un 290 e fermarti a Delta 1489 sotto di lui? Quando l'ora zero si avvicina, sii pronto a dare il benvenuto alla morte per amore di Dio. Rivolgi tutti i tuoi pensieri a Dio. Puoi scegliere di trascorrere gli ultimi secondi della tua vita pregando o pronunciando la frase: non c'è altro Dio all'infuori di Dio e Maometto è il suo profeta. Dopo ci incontreremo tutti nel più alto dei cieli. Inshallah. Che sta succedendo? Improvvisamente ho cominciato a sentire Amy che diceva frasi del tipo: ma che sta succedendo? Ma non capivo se stesse parlando con Betty o se fosse solo un'esclamazione ad alta voce. L'aereo sta scendendo in picchiata. Le chiesi di guardare fuori dal finestrino. Di lì a poco la nostra conversazione sarebbe stata interrotta. Amy mi disse: vedo l'acqua, vedo i palazzi, siamo bassi, troppo bassi. Vedo molti palazzi intorno a noi. Vedo l'acqua. Vedo i palazzi. Molti palazzi. Siamo bassi. Troppo bassi. E adesso cosa facciamo? Non lo so, è bellissimo. Alle ore 8:46 il volo 11 dell'American Airlines si schianta contro la torre nord del World Trade Center. Il presidente Bush, che è in Florida, viene informato
naturalmente immediatamente, ma fino a quel momento ancora nessuno pensa a un attacco terroristico. In questo momento Bush sa del primo aereo. Per ora però si ipotizza ancora un incidente. Il volo 175 della United Airlines centra la Torre Sud. Capì che qualcosa non andava appena il capo dello staff entrò e bisbigliò qualcosa all'orecchio del presidente. Ero sorpresa. Non ci si rivolge così in pubblico al presidente, neanche davanti ai bambini di 6 anni. Il capo dello staff deve avergli sussurrato: signor Presidente, un secondo aereo ha colpito il World Trade Center. L'America è sotto attacco. L'America è sotto attacco, a questo punto non c'è più nessun dubbio, anche perché ci sono altri 2 aerei che risultano dirottati. Bush ovviamente interrompe subito la sua visita a Sarasota, si mette in contatto con il suo vice Dick Cheney. Dalla scuola, Bush si mette in comunicazione con il vicepresidente. Spesso si gira verso la televisione e mormora: siamo in guerra. Il vicepresidente Cheney prende in mano la situazione. Dopo aver parlato con il presidente, ordina alle forze armate di tenersi pronte a fermare un aereo dirottato su Washington. Mio marito aveva parlato con il presidente. Avevano convenuto che se l'aereo avesse continuato ad avvicinarsi, avrebbe dovuto essere abbattuto. Fu uno dei momenti più terribili. In teoria era una cosa accettabile, sacrificare delle vite per salvarne altre. Doverla prendere seriamente in considerazione, però, era una scelta terribile. Ci dissero che qualsiasi aereo che arrivava a 30 miglia da Washington doveva essere abbattuto. Dad, what a haul. Okay. It's a huge haul. Dunque l'ordine è chiaro: abbattere con qualunque mezzo gli aerei dirottati, a cominciare da quello che sta facendo rotta su Washington. In Florida intanto Bush rilascia la sua prima dichiarazione. Sono le 9:30, dal primo schianto sulle Torri Gemelle sono passati 45 minuti. Il presidente Bush rilascia le prime dichiarazioni. Oggi abbiamo assistito ad una tragedia nazionale. 2 aerei si sono schiantati contro il World Trade Center. Tutto questo fa pensare ad un attacco terroristico contro il nostro paese. Ho ordinato che tutte le forze del governo federale si attivino per un'indagine che porti a identificare e scovare chi c'è dietro questo atto. Non cederemo mai al terrorismo. Un agente della sicurezza uscì di corsa dalla scuola e disse: siamo sotto attacco terroristico, partiamo subito. Gli agenti del servizio segreto avevano tirato fuori le pistole. Le puntavano verso l'alto, pronti a fare fuoco in ogni momento. Volo dell'American Airlines diretto a est, sta puntando sul Pentagono. Boom, dritto contro il Pentagono. Ho visto le ali dell'aereo piegarsi all'indietro e accartocciarsi, come una fisarmonica. È penetrato nelle mura del Pentagono e c'è stata un'esplosione gigantesca.
Il volo 77 dell'American Airlines con 64 persone a bordo si schianta sul Pentagono. Ci portarono direttamente sulla pista. L'Air Force One era pronto al decollo. Il presidente fu fatto salire subito a bordo. Niente saluti o stretti di mano. Il portellone principale venne chiuso. Noi della stampa, 13 in tutto, fummo spinti dagli agenti della sicurezza sulla scaletta posteriore. Continuavano a gridarci: muovetevi! La gente comincia a fuggire dal Senato e dagli uffici del Parlamento. Si diffonde la voce che è stato dirottato anche un quarto aereo e che tra una ventina di minuti potrebbe essere su Washington. Dove è diretto quel quarto aereo che è stato dirottato? Dopo le Torri Gemelle, dopo il Pentagono, la cosa più probabile è che anche il quarto aereo, il volo United 93, punti su Washington, magari punti proprio sulla Casa Bianca. È una corsa contro il tempo. Era evidente che non potevamo difendere l'intero nord-est degli Stati Uniti con soli quattro caccia. Due caccia in esercitazione convergono a tutta velocità nel disperato tentativo di raggiungere il volo 93. Ma quei caccia, come anche altri aerei in volo in quelle ore, non sono armati. Molti piloti erano stati costretti a decollare senza nessun tipo di armamento a bordo. Se avessero intercettato l'aereo, avrebbero dovuto fermarlo entrando in collisione. Non avevano armi. Il quarto aereo, il volo 93 della United Airlines, precipita in un'area disabitata della Pennsylvania. Alcune ore dopo si saprà che sono stati i passeggeri a tentare di fermare i dirottatori. Ma se il volo 93 avesse raggiunto Washington, sarebbe stato comunque intercettato. È crollato in questo momento. Penso che stiate vedendo le immagini. La parte centrale della sezione E del Pentagono è crollata per i danni provocati dall'incendio e dall'impatto. Caos generale, mentre le Torri Gemelle e il Pentagono sono oramai un cumulo di macerie, Bush è in volo sull'Air Force One. Ma l'emergenza non è ancora finita. Il presidente, a bordo dell'Air Force One, si consulta con il vicepresidente Cheney. Finché ci sono aerei civili non identificati in volo, è escluso un rientro a Washington. Dei caccia F-16 decollano per scortare l'aereo presidenziale, identificato come possibile bersaglio. In un'intercettazione telefonica era stata captata la seguente frase: l'angelo sta per cadere, ed era stata immediatamente riferita. Negli ambienti dei servizi segreti, l'angelo è il nome con cui si indica l'Air Force One. Chi aveva usato quel termine era ben informato. Penso che tutti in quel momento abbiamo provato una sensazione di panico. Ora sapevamo che la minaccia era diretta contro il presidente. Dopo l'intercettazione, in cui compare il nome in codice, tutti a bordo dell'aereo si sentono un possibile bersaglio. I piloti dei caccia hanno l'ordine di difendere il presidente con qualsiasi mezzo. Per la prima volta nella storia avevamo carta bianca di colpire e abbattere qualsiasi mezzo che non rispondesse. Ero preoccupato all'idea di poter essere costretto ad abbattere un aereo di linea civile. Pensavo freneticamente a come farlo atterrare senza causare vittime. Potevo colpire solo un motore, oppure provocare una depressurizzazione nella cabina di pilotaggio,
sparando dei colpi nella fusoliera. Pensavo tutto questo, ma consideravo anche l'eventualità estrema. Se fossi stato costretto, l'avrei abbattuto. Vedemmo i caccia F-16 affiancarsi all'aereo. Ricordo il portavoce Ari Fleischer che corse da noi dicendoci: guardate fuori. Era incredulo. Non potevo crederci. Erano vicinissimi. Potevo distinguere la testa del pilota mentre volava affiancato all'ala sinistra dell'aereo. Ero terrorizzato. Ari Fleischer ci disse ai registratori spenti: il presidente Bush è stato evacuato. Gli dissi: evacuato? Non puoi dirlo in forma ufficiosa. È un momento storico. Ho fatto la corrispondente dalla Casa Bianca per 25 anni e non è mai successa una cosa simile. Il presidente che viene evacuato non è una notizia in via confidenziale. È un pezzo di storia. L'obiettivo dei terroristi, dunque, ora sembra essere direttamente l'Air Force One e il presidente degli Stati Uniti. A questo punto Bush viene trasferito in un bunker segreto da dove si tiene in continuo contatto con Washington. In serata i servizi segreti danno il via libera. L'Air Force One può tornare a Washington e Bush inizia la sua guerra al terrorismo. Si aprì la porta. Era il presidente. Rimase un po' a parlare con noi. Non sembrava depresso o demotivato. Gli dissi qualcosa tipo: signore, non si faccia buttare giù. E lui mi rispose: senti, non lascerò che quei figli di cane buttino giù me o il popolo americano. Alla fine, il presidente rientra a Washington. In poche ore il paese è cambiato per sempre. L'America si è scoperta impreparata di fronte ad una nuova guerra. Ha perso la sua innocenza. All'aeroporto lo attende una scorta di 6 elicotteri. 300 caccia pattugliano i cieli. Presto, l'America scoprirà che non è al sicuro dai conflitti che sconvolgono il mondo.